La sparatoria è finita da pochi minuti. Sull'argine del canale dello scaricatore si intravedono per terra i corpi di due carabinieri uccisi. Intorno a loro ci sono delle pistole, decine di proiettili e bossoli, una maschera subacquea, delle pinne e una torcia elettrica ancora accesa. E mentre le forze dell'ordine si muovono sulla scena del crimine, la lettiga con un giovane gravemente ferito da armi da fuoco attraversa il piazzale del pronto soccorso. C'è un'enorme agitazione. I colleghi dei due carabinieri uccisi non vogliono che quel ragazzo in fin di vita, che dice di chiamarsi Mario Rossi, raggiunga la sala operatoria. Ma un carabiniere che conosce il nuovo terrorismo di destra lo ha riconosciuto. «Sei Fioravanti», dice al giovane moribondo. E lui, sprezzante, gli risponde: «È bravo». Aspetta, che dopo non ti trovo più. Tanto ti trovo io. E non facciamo che cominci a toccare tutto, eh? Che io non pago. Vabbè. Proprio per la salvaguardia dei pavimenti. Beh, questa lavatrice tu la metti dove vuoi in casa, dove ti pare, dove è più comodo, basta che ci sia lo scarico, certo. Naturalmente. Si chiama Caterina la lavatrice che cammina. Sì. Dunque, adesso per farla funzionare, allora vediamo, funziona. Fioravanti, lei si chiama Fioravanti? Valerio. Nato a? Rovereto, in provincia di Trento, il 28-3-50. Ah, nato a Rovereto, il 28 marzo del 1958. Lei non ha una professione, un mestiere, un'arte? Era studente, che cos'è? Attore cinematografico. I 10 minuti sono partiti e adesso lei fa il suo lavoro da sola. Noi possiamo andare tranquillamente di là. Vieni, vieni, che non c'è bisogno più di niente. Andrea, andiamo di là. Abbiamo tutto il tempo di fare un... Ma che succede? Papà! Mi dava sola adesso! Papà! La lavatrice cammina da sola! La famiglia Benvenuti. Eccola alle prese con la vita di tutti i giorni, negli anni felici del boom economico. Ma che cosa hai toccato? Te l'avevo detto, quello di non toccare! La lavatrice che vi ha preso! Ed ecco Valerio. Giuseppe Valerio Fioravanti. In casa, a scuola e sul set, per tutti è Giosva. 10 anni, romano, il personaggio di maggiore successo creato dalla televisione italiana di quegli anni. Giosva è un attore nato. Tutto gli riesce facile per istinto. E sul lavoro è puntuale, silenzioso e serio. Per Giosva, la Benvenuti è una seconda famiglia che affronta e supera piccole e grandi difficoltà grazie all'ironia e ai buoni sentimenti. Ti prego tanto, Gesù bambino, fammi essere un bravo bambino sia da grande che da piccino. Padre, figliolo, dello Spirito Santo e così sia. Ma scusa, quando divento grande, come faccio ad essere un bravo bambino? Che dici? Sto zitto, ho scostumato. Mettete sotto, bello caldo, così, Chiudi gli occhi, che io spengo. Ciao. Buonanotte. Sono state esplosioni nel pomeriggio a Milano e a Roma. La più grave è avvenuta a Milano, nel salone centrale... Molti dei testimoni dicono che erano circa le 4:30 quando nel salone della banca, affollatissimo oggi perché... 16 morti e 87 feriti. La strage di Piazza Fontana lacera dolorosamente il processo di rinascita e pacificazione del paese, cominciato nell'immediato dopoguerra, e apre la strada a una nuova politica del terrore. Le prime indagini portano sulle tracce degli anarchici, ma poi, lentamente,
iniziano a emergere prove sempre più evidenti di una parte dello Stato collusa con la destra eversiva. Gli italiani si sentono insicuri e i movimenti politici di destra e sinistra, pronti a seguire la via del dialogo dopo la grande ondata contestatrice del 68, si contrappongono in un nuovo scontro civile. Il fronte della gioventù non si limita a partecipare alle manifestazioni anticomuniste. Il fronte della gioventù è ogni giorno, e ogni ora, e ogni istante in prima linea nella battaglia al comunismo. Il comunismo non passerà! Il comunismo non passerà! La strategia della tensione ha funzionato. Nasce la teoria degli opposti estremismi elaborata dall'Ufficio Affari Riservati del Viminale, che mette in guardia le istituzioni democratiche dal pericolo che viene da destra e da sinistra e permette di consolidare al centro il potere della Democrazia Cristiana. Ha iniziato molto presto, a 3 anni, con i provini per pubblicità, film e sceneggiati, sempre accompagnato dal padre Mario, annunciatore radiofonico della RAI. Adesso Valerio è infastidito da quella popolarità che non ha cercato. Rifiuta l'immagine di enfant prodige che i genitori e il pubblico gli hanno costruito intorno. Non vuole più che lo chiamino Giusva. Cristiano e Cristina, i due fratelli più piccoli, osservano da lontano l'ascesa del fratello maggiore. Cristina in disparte, Cristiano con una malcelata rivalità. Per il padre, Cristiano è il cattivo, l'incapace della famiglia. Valerio è il figlio ideale. E mentre si girano gli ultimi ciak del telefilm, Francesca Mambro, una bambina che abita nei palazzoni che circondano il set, si ferma a osservare il giovanissimo protagonista della famiglia Benvenuti. I disordini verificatisi in questa città sono da considerare i prodromi di altri eventi ben più gravi che possono verificarsi in conseguenza del rafforzamento delle formazioni estremiste di ispirazione maoista, dei movimenti anarchici e di quelli di estrema destra. La stragrande maggioranza della popolazione è esasperata per le continue e scomposte manifestazioni, i disordini, i blocchi stradali e il dilagare della violenza nelle università e nelle fabbriche. Qualora non si utilizzassero tutti gli strumenti esistenti per circoscrivere queste forme di estremismo, si potrebbe correre il rischio di assistere passivamente alla fine delle libere istituzioni democratiche della nostra patria. Il profetico rapporto del prefetto Mazza cade nel vuoto. Il ministro dell'interno Restivo lo snobba. La stampa e i politici lo contestano e criticano pesantemente, definendo il prefetto come incapace di capire ciò che sta accadendo. La mia attività politica in realtà ha un inizio che io scherzosamente ho definito materno. Io ho cominciato a far politica solo perché la faceva mio fratello minore. Cristiano. Siccome Cristiano aveva la... Se lei ha cominciato a 14 anni, Cristiano ha cominciato ancora prima. La chiamo in senso materno perché a me accadeva di tornare a casa la sera dopo che ero stato a giocare a tennis, dopo che ero stato in palestra, dopo che ero uscito col motorino a fare i giretti miei e di trovare mia madre preoccupata perché Cristiano non era ancora rientrato. Vai a cercare tuo fratello, prendi il motorino, vai a cercare tuo fratello, saliamo in macchina e andiamo a cercare tuo fratello. A forza di essere mandata a cercare mio fratello, quando poi la macchina di mia madre è stata bruciata dai compagni come rappresaglia per questo ragazzino di 12 anni che girava per il quartiere ad attaccare i manifesti e che era stato visto salire su questa macchina, e
quando mio fratello ha cominciato a prendere le prime botte, le prime bastonate, in me è scattato, diciamo, quell'istinto protettivo del fratello maggiore. Tutto credo che sia iniziato tra il 72-73. Io avevo 13 anni, 14 anni. Mi riferisco in particolare a quello che è stato, secondo me, l'evento più drammatico e sconvolgente nelle famiglie italiane di destra dell'epoca, ovvero il rogo di Prima Valle. Stanotte a Prima Valle, alla periferia di Roma, un bambino di 8 anni, Stefano Mattei, e suo fratello Virgilio di 22 anni sono morti nell'incendio della loro casa. C'è stato un attentato da parte di esponenti della sinistra extraparlamentare a casa del segretario della sezione del Movimento Sociale Italiano Mattei, che di lavoro faceva il turbino, una casa popolare con due stanze e parecchi figli, e gli hanno buttato della benzina sotto la porta di casa mentre dormivano la notte, e da questo rogo sono morti due dei suoi figli, il più grande e il più piccolo, Virgilio e Enrico. Credo che quella sia stata una cosa indimenticabile, ecco, io ancora la ricordo come se fosse adesso. Sono gli anni in cui le ideologie sostituiscono la religione, anni di crisi economica e politica, anni in cui chi non è integrato nel sistema è tagliato fuori da tutto, anni in cui il mondo clandestino e sotterraneo dei movimenti giovanili diventa sempre più forte e aggressivo. È l'istinto di protezione verso suo fratello minore Cristiano a spingere Valerio nei primi scontri. Ma in poco tempo, la politica fatta sulla strada lo coinvolge completamente. Lui, che è sempre stato un isolato, un cane sciolto, solitario e schivo, viene sedotto dalla politica che scende sui marciapiedi e si nutre di vita vera. Quella che né i libri né i genitori insegnano. Il Movimento Sociale Italiano vive e vegeta! Un partito che è difficile collocare nell'arco antifascista e perciò costituzionale. A Milano, al... E intanto, durante una manifestazione contro il terrorismo nero, un'altra bomba, a Brescia, in Piazza della Loggia, uccide 8 persone e ne ferisce più di 100. E a San Benedetto Val di Sambro, vicino Bologna, il treno Italicus è dilaniato dall'esplosivo. 12 vittime e 48 feriti. Allora lei quanto cominciava ad avere? 16, ma io ho avuto una pausa, perché nel 74 sono stato mandato a studiare negli Stati Uniti, nella convinzione, in seguito rivelatasi errata, che fosse il fratello maggiore quello più pericoloso a casa. O forse pensando che bastasse togliergli la spalla per indurlo a più miti consigli. In America, Valerio dimentica in fretta Roma e la vita di attore. Rifiuta i nuovi ruoli per il cinema che continuano ad arrivare dall'Italia e si sente sempre più proiettato in una scelta di vita americana. Sogna un futuro di avvocato, la Harvard University, e a fine anno si diploma in un college di Portland con il massimo dei voti. Ma a Roma il clima politico e sociale è sempre più violento. Cristiano fu molto colpito dall'uccisione di Miki Svantakas. Mi arrivò una lettera di mia sorella che mi raccontava il dolore, la rabbia, la costernazione di Cristiano nell'aver visto morire questo ragazzo accanto a lui. Mio padre mi scrisse anche lui chiedendomi di intervenire presso mio fratello. Per calmarlo? Sì, io mi ricordo che scrissi una lettera a mio fratello spiegandogli che in fin dei conti
era giusto protestare contro una società che permetteva aberrazioni del genere, che morissero ragazzi di 17 anni, però c'erano altri modi per ovviare a questa forma di ingiustizia. Mi ricordo, usai la metafora di una cassaforte: c'è una cassaforte, c'è un'alternativa, sfasciarla a sassate, che è abbastanza impossibile, o se no studiamo e cerchiamo di trovarne la combinazione e cambiarla con un altro sistema. Cristiano, a detta dei genitori, ha di nuovo bisogno di Valerio, il fratello maggiore, che lo tiri fuori dai guai. La madre si è ammalata gravemente e soprattutto, senza dire nulla a Valerio, Mario, suo padre, ha accettato per lui il ruolo da protagonista in un film. Se Valerio non rientra in Italia, ci sarà una fortissima penale da pagare. Il sogno americano è finito. Valerio torna in una città che si è divisa in quartieri rossi e neri. Una città dove ogni giorno si combatte per il controllo del territorio. E il college tanto desiderato non è più Harvard, ma un liceo a Monteverde, dove recuperare l'anno passato in America. Io ho preso la maturità in America, però non è riconosciuta in Italia, per cui con una certa rabbia ho dovuto rifare il quinto liceo. In questa classe incontrai Franco Anselmi, che aveva perso 2 anni scolastici per una gravissima commozione cerebrale dovuta a un agguato che subì fuori scuola, e mi legai in maniera molto, molto particolare a lui, perché era un ragazzo che a me piaceva moltissimo. Perché metti in evidenza questa figura di Anselmi? Perché era semplicemente un ragazzo dal cuore d'oro, uno di quelli che appena c'era un problema ti dava una mano, insomma, era la classica persona che, pur avendo avuto già serissime conseguenze per il suo impegno politico, non aveva paura, è questo che ti colpiva. Da lì nacque il desiderio di aiutarlo nella sua vendetta privata. Lui era stato aggredito fuori scuola dal figlio di un alto funzionario statale democristiano, e ogni volta Franco mi diceva: andiamo lì, mo lo becchiamo e gliele ridiamo. E lui questo non riuscì mai a portarlo a compimento, perché questo ragazzo era protettissimo dalle amicizie del padre, era protettissimo dal denaro, cioè le classiche cose che succedevano a quei tempi. Da qui l'odio che era semplicemente verso questo ragazzo, questo comunista, divenne odio per tutto un sistema che evidentemente lo proteggeva. Chi ha sostenuto la strategia della tensione ha ottenuto l'effetto opposto a quello sperato. Ha portato voti alla sinistra. Nelle elezioni del 76 il Partito Comunista ottiene un grosso successo, ridimensionato solo dalla tenuta della DC, che raggiunge quasi il 39%. Il movimento sociale è spaccato in due. Una parte sta tentando di prendere le distanze dal fascismo violento per diventare un movimento politico integrato nel sistema. Un'altra parte vuole restare alternativa al sistema e non vuole rompere con il passato. In questo clima di tensione, io ho detto ai giovani, e lo ripeto, che essi debbono essere pronti a difendere ciò che noi rappresentiamo o riteniamo di rappresentare, non come movimento sociale italiano, per carità, come italiani, dall'attacco frontale che viene condotto contro le istituzioni. Io non predico ai giovani né agli anziani la rassegnazione o la viltà, predico il coraggio, non la violenza, è molto diverso. Tra i gruppi politici della vecchia destra cresce il bisogno disperato di una nuova generazione di militanti allevati nelle associazioni giovanili come il FUAN, che permetta loro di rimanere sulla scena politica. Ma molti dei giovani neri somigliano poco ai loro padri. Si sono formati nello scontro quotidiano con i rossi e sentono di essere più rivoluzionari che reazionari. Vogliono risposte ai grandi problemi, sentono la crisi che minaccia il loro futuro, hanno temperamenti forti, appassionati e violenti, hanno smania di fare e bisogno di scelte radicali. Noi avevamo già intrapreso una strada di differenziazione da quello che era l'anticomunismo viscerale che si era caratterizzato nei primi anni 70. Infatti cominciano i primi attriti col partito rispetto a questa cosa, perché uno dei cavalli di battaglia del movimento sociale è sempre stato l'anticomunismo, ovviamente. E dal Fuan romano c'è il primo scollamento dell'ambiente giovanile dal partito.
entrammo in Piazza del Popolo dove c'era il palco con Almirante e noi invece di restare in piazza entrammo in Villa Borghese, quindi praticamente abbandonammo la piazza. Questa fu una cosa piuttosto pesante per il partito, perché era tutto l'ambiente giovanile romano che con un atto dimostrativo scendeva in piazza contro il partito. Papà. Cosa c'è? Ma che Dauno lo possono mettere in prigione? Dai, dormi, va. Va bene. Ma comunque la cosa che importa non è quella di andare in prigione, capito, Andrea? Cioè, non è l'idea di pagare, capito? La cosa più importante è la nostra coscienza, capisci? No. Vabbè, buonanotte, dormi. Su, Andrino, dormi adesso. Buonanotte. Un giovane di 20 anni, Walter Rossi, militante di Lotta Continua, è stato ucciso ieri sera alle 20:10 a Roma, mentre manifestava davanti alla sezione Messina della Balduina. Ferito anche un benzinaio, sono stati arrestati 15 estremisti di destra ed è stata chiusa la sede, la sezione, in forza della nuova legge sui... Sono pochi i testimoni che quella sera hanno visto qualcosa. Qualcuno parla di un ragazzo robusto, tarchiato e coi capelli biondi che ha sparato ad altezza d'uomo. Nessuno tra i 19 missini fermati è risultato positivo all'esame del guanto di paraffina e le indagini della polizia si perdono quasi subito nel vuoto. Ma Valerio sa chi ha sparato. È suo fratello, insieme ad Alessandro Alibrandi, a farglielo capire il giorno dopo. «Non sai che abbiamo combinato», gli dice Cristiano, ammiccando all'omicidio del giovane Rossi. La metafora della cassaforte di cui parlava Valerio. Cristiano ha preferito sfasciarla a colpi di pistola piuttosto che studiarne la combinazione. Siccome questo mio discorso fu accolto da mio fratello e dal suo amico più stretto, che era Alessandro Alibrandi, come la classica predica di quello che ha paura, io da quel momento in poi, unendo alcune mie rabbie strettamente personali, decisi di dimostrare a mio fratello che i miei discorsi non provenivano da una mancanza di coraggio, era una scelta intellettuale. Io avevo coraggio quanto lui, più di lui, e scesi sulle piazze con lui. Nel tardo pomeriggio del 7 gennaio 1978, un comando rosso, formato da 6 persone, si apposta all'uscita di un locale romano che ospita una sede del Movimento Sociale. All'apertura della porta, il comando apre il fuoco. Colpi di mitra e pistola uccidono 2 giovani missini, Francesco Ciavatta e Franco Bigonzetti. Nelle ore successive, la tensione è al massimo. Giornalisti, fotografi, poliziotti e carabinieri affollano la scena. Accanto al sangue di uno dei 2 ragazzi uccisi, un giornalista lascia cadere distrattamente un mozzicone di sigaretta. I giovani missini interpretano quel gesto come una provocazione e lo prendono a botte. Un altro gruppo di ragazzi incomincia a insultare le forze dell'ordine. Molte delle macchine parcheggiate in zona vengono rovesciate e date alle fiamme. I questurini rompono gli indugi e sparano dei lacrimogeni. I missini rispondono con un lancio di sassi. La situazione è fuori controllo. Un capitano dei carabinieri ha un'arma in pugno. Cerca di sparare, ma l'arma si inceppa. Allora chiede un'altra pistola al suo sottoposto e apre il fuoco. Qualcuno spara ad altezza d'uomo. Le forze dell'ordine cercano di spingerci lontano dalla sezione. E mentre parte questa carica, sono vicino a un ragazzo che tra l'altro conoscevo perché stava al liceo scientifico vicino alla mia scuola, quindi lo vedevo spesso. Ho sentito che lui ha detto: mi hanno preso. Dico: ma è un lacrimogeno, andiamo via. Mentre gli sto dicendo questo, accade. Per cui mi inginocchio, lo raccolgo e era morto. Per Stefano Recchioni non c'è niente da fare. L'amico di Francesca Mambro ha gli occhi sbarrati e riversi all'indietro. Valerio Fioravanti è a qualche metro da lei. Ha conosciuto Francesca un anno prima in una delle sezioni del Movimento Sociale.
In quell'occasione approfondì l'amicizia con Francesca, perché fu l'unica che ebbe il coraggio di andare a testimoniare contro questo capitano, mentre tutti i vertici del partito fecero finta di non aver visto niente. C'erano 100 persone quando questa questione è avvenuta, e Francesca, che a quel tempo aveva 17 anni, fu l'unica che ebbe il coraggio di sottoscrivere un verbale. Qualche ora dopo, una cinquantina di giovani fascisti invade la sede nazionale del Movimento Sociale Italiano, reclamando una dura risposta a quello che è successo. Ma il partito non prende posizione. Se volete farlo, afferma un portavoce, fatelo da soli. Ma prima sappiate che dovrete lasciare il movimento. Dopo la morte di due Missini e di Stefano Recchioni ci saranno degli scontri violentissimi per 3 giorni in cui i fascisti per la prima volta spareranno contro la polizia. E questo segnò un punto di non ritorno, ovviamente. Sì. Queste cose di uccidere un fascista sono cose da fare un po' più spesso. Sono stati uccisi 2 fascisti e sono troppo pochi. È Cristo. Vanno accoppati tutti, dal primo all'ultimo. E allora la nostra rabbia verso i carabinieri, verso il partito, verso i compagni, verso tutti, e qui nasce il nostro desiderio, come avrebbero detto in seguito le Brigate Rosse, di alzare il livello di scontro. Sono passati 2 mesi dalla strage di Acca Larenzia ed è il 3° anniversario della morte di Mikis Mantakas. È arrivato il momento di agire o di ragionare e fare un passo indietro. Valerio non ha trovato la combinazione per aprire la cassaforte. Forse ha ragione Cristiano, si dice. Le idee senza l'azione sono inutili. E allora questa sera ha deciso di andare 2 metri più avanti degli altri e dimostrare al fratello e a se stesso di non essere un vigliacco. Questo ennesimo 28 febbraio, cioè la data della morte di Mantakas, freschi dell'uccisione di altri 2 ragazzi, noi mettemmo in campo la prima azione, in un certo senso un po' militare. C'era stato detto che da informazioni prese in carcere, da una sorta di indagine di qualche mezza missione, il gruppo che aveva effettuato il duplice omicidio a Calarenzia proveniva dalla zona di piazza di Don Bosco, insomma a Roma sì. Si chiama Don Bosco, da un collettivo che aveva sede in una casa occupata da quelle parti. Il 28 febbraio a sera noi partimmo con un paio d'automobili, con 2 o 3 automobili, le pistole addosso, per andare a fare un'irruzione in questa casa occupata e in qualche modo affrontare di petto la situazione, cioè prendere qualcuno, metterlo spalle al muro e farlo parlare ed eventualmente attuare in quel luogo la nostra vendetta. Arriviamo alla casa occupata, in questo gruppo c'eravamo io, Cristiano, Alessandro, Franco Anselmi, eravamo noi il gruppo principale. Arriviamo alla casa occupata, era stata appena disoccupata dalla polizia, ripiegammo sulla piazza Don Bosco, dove trovammo un gruppetto di persone dall'aspetto di compagni, cioè vestiti, abbigliati, con i capelli, con la barba non fatta e con i giornali in tasca, che per noi erano compagni, scendemmo al volo, e ne uccidemmo uno e ne ferimmo un altro. Roberto Scialabba è morto e Valerio adesso è un assassino. Voleva vendicare i morti della sua parte e dare un segno alla ribellione contro la vita ordinata e ubbidiente del bravo ragazzo proveniente dalla borghesia. Ma c'è qualcosa che annienta la forza dell'azione appena compiuta. Nell'attimo in cui ha puntato la pistola contro chi, secondo lui, ha assassinato i suoi amici, gli occhi del ragazzo che Valerio ha condannato a morte non hanno mostrato la paura del colpevole, né l'odio dell'avversario o il tentativo di reazione dell'esperto combattente.
ma solo la sorpresa di chi è innocente. Forse in questo momento che il gruppo di Monteverde si trasforma nei NAR, i nuclei armati rivoluzionari. Ma ora che si è infranto il tabù della morte, non si può più sbagliare. Da adesso in poi bisognerà essere certi delle azioni da compiere e dei bersagli da eliminare. Il nuovo gruppo si dà delle regole di base, aderendo così ai principi fondamentalmente anarchici di Valerio. Nessun capo, nessuna gerarchia. Azioni militari basate sul senso di responsabilità di ogni singolo partecipante e, in nome di un contraddittorio principio di lealtà, ogni azione dovrà avere, secondo Valerio, un elemento di improvvisazione che lasci lo spazio per un eventuale ripensamento e non dia troppo vantaggio alle forze che attaccano. Il caso deve avere la sua parte, ma niente andrà come previsto. Un giovane è rimasto ucciso dopo una rapina in un'armeria di Monteverde a Roma. Francesco Anselmi, 22 anni, era già conosciuto come estremista di destra dalla questura di Roma. Il fatto è stato fulmineo. Alle 15.30, all'apertura del negozio, quattro uomini armati entrano nell'armeria Cento Fanti di via Ramazzini. I banditi, con la minaccia delle loro armi, si fanno consegnare cinque pistole. Impossessatisi anche del portafogli di un cliente, i quattro escono. A questo punto, uno dei due proprietari reagisce e spara. La rapina all'armeria Cento Fanti è la prima volta in cui si parla dei NAR, ma anche l'inizio di una serie di azioni destinate a concludersi tragicamente. La morte di Anselmi esaspera gli animi ed esalta la rabbia del gruppo. Tornare indietro non è possibile, perché significherebbe tradire chi ha già pagato con la vita, Mantacas e i ragazzi di H. Larenzia da una parte, Walter Rossi e Scialabba dall'altra. E allora la strada che si spalanca è quella dell'azione puramente distruttiva e priva di qualsiasi ideale rivoluzionario. E in questa corsa verso la morte, Valerio si unisce alla ragazza che tanto tempo prima lo aveva visto sotto le luci del set. Feroce attentato compiuto contro la sede di Radio Città Futura, in cui sono rimaste ferite 5 donne, di cui una gravemente. L'attentato squadristico è stato rivendicato questa notte dai nuclei armati rivoluzionari, una sigla non nuova alla cronaca, con un volantino. Barbaro attentato rivendicato. La vittima è stata raggiunta da 6 colpi di pistola ed è morto all'istante. È possibile che gli assassini abbiano scambiato la vittima in fatto sicuro. Ancora in mano, il terrorista ha raggiunto di corsa il complice che aveva fermato la motocicletta qualche metro più avanti. I due sono riusciti a sgusciare tra le auto e a far perdere le loro tracce. Sono le 8.15, largo Trasimeno a Roma, davanti al liceo Giulio Cesare. Vicino ai giardini antistanti la scuola sosta una 127 blu con due agenti in borghese. Due giovani a volto scoperto si avvicinano all'auto, pare a bordo di una Vespa bianca. Sparano una raffica di colpi da una parte e dall'altra dell'auto, ferendo alla testa i due agenti di pubblica sicurezza. Quasi contemporaneamente, altri due uomini affrontano l'appuntato Antonio Manfreda, 45 anni, che sta davanti al liceo e gli sparano diversi colpi alla testa. Mario Amato, sostituto procuratore della Repubblica di Roma, è stato assassinato stamattina in Viale Ionio.
è stato freddato con un colpo di pistola alla nuca, sparato da un giovane a volto scoperto, sceso da una moto di grossa cilindrata guidata da un complice. Il colpo è stato sparato quasi a bruciapelo, sotto gli occhi atterriti di un gruppetto di persone che aspettava l'autobus. Mario Amato, 43 anni, lascia la moglie e un bambino piccolo. Il corpo di Francesco Mangiameli, ucciso due giorni fa con tre colpi di pistola. Il cadavere era stato nascosto in un luogo di difficile accesso alla periferia sud della città. A scoprirne il corpo sono stati alcuni bambini recatisi a pescare nello stagno. Il corpo era stato zavorrato con due cinture da subacqueo. Ho perso molti pregiudizi, come quelli del bene e del male. Bene e male sono soggettivi. Io rifiuto il preconcetto che uccidere è male e pregare è bene. Da noi uccidere è un reato gravissimo, eppure se lo facciamo in guerra ci danno la medaglia. Pregare Dio è bene, ma se sbagli Dio è peccato. Ecco perché uccidere o pregare non mi fanno nessun effetto. Un giorno qualcuno che voleva governare ma non aveva i requisiti per farlo pensò di creare qualcosa che gli permettesse di ergersi al di sopra dell'intelligenza, della forza e dell'onestà e inventò la religione. Io rifiuto l'eccessivo attaccamento al denaro e alla religione, ma non li posso rifiutare completamente perché vorrebbe dire rifiutare il mondo intero e se rifiutassi tutto, tanto varrebbe non esistere. Si deve accettare il denaro perché è necessario per mangiare, ma non lo si deve adorare più dell'acqua, del sole e del vento. Qualcuno dice che sono cattivo, ma bene e male non esistono. Sono leggero e per questo sono salito in alto sulla mia montagna e guardo giù il mondo bastardo. Se dovessi morire in battaglia, quella sarà la mia più grande festa. Niente pianti e niente preti, solo canti e balli. E che non si parli di me come di una povera vittima innocente. Non si dirà che ero pazzo, ma figlio di una nuova morale che se ne è portati dietro molti. Vorrei sparire dopo morto. Non voglio rimanere a marcire dentro una cassa. Mi piacerebbe essere abbandonato come gli indiani all'aria aperta. L'unica cosa che voglio lasciare in eredità è un consiglio. Liberatevi dalle inibizioni. Ritrovate il gusto di obbedire a istinti e passioni. Cercavano probabilmente di recuperare due mitra occultati nelle acque del canale Bacchiglione, i terroristi neri che ieri sera hanno ucciso due carabinieri. La tragica sparatoria è avvenuta sul lungadice scaricatore alla periferia di Padova. I terroristi, prima di fuggire a bordo di una BMW, hanno trasportato un loro complice rimasto ferito, poi identificato nel neofascista Valerio Fioravanti, di 22 anni, in un mini appartamento situato al terzo piano di via San Francesco 186. Due studenti che abitano nell'alloggio sottostante hanno sentito dei lamenti e sono andati a dare l'allarme in un bar vicino. Il giovane, colpito da due pallottole a una gamba, condotto in ospedale, si è dichiarato prigioniero politico e ha rifiutato di rispondere alle domande degli inquirenti. Qualcuno ricorderà il nome di Giusva Fioravanti come quello del bambino protagonista una decina di anni fa dello sceneggiato televisivo La famiglia Benvenuti. In seguito il Fioravanti interpretò alcuni film di scarso successo, poi fu indicato come un picchiatore neofascista della capitale e successivamente passò nella clandestinità. Mi scusi, sì. Presidente, io sono un po' nervoso. Io cerco di mantenere il più calmo possibile, ma è una storia difficile. Lei qui non deve essere nervoso perché noi siamo... Presidente, la storia è brutta da raccontare, è faticosa per me, perché a quei tempi tutte le cose venivano fatte con una certa leggerezza. Sì, ma questo lo sappiamo, diciamo, che a 20 anni si fanno certe cose che magari dopo tanti anni non si farebbero più. Comunque.
Rinchiuso in un carcere di massima sicurezza nel più totale isolamento, il super terrorista Valerio Fioravanti è sopravvissuto miracolosamente alla sparatoria di Padova. Non può leggere giornali, né ascoltare radio e televisione. L'unico modo per avere notizie del mondo rimasto fuori è appoggiare l'orecchio al muro e ascoltare il telegiornale che il vicino di cella riassume appositamente per lui. Ma le notizie che si susseguono di mese in mese sono devastanti. Cristiano, il fratello che aveva sempre cercato di proteggere, è stato arrestato e in poche ore ha deciso di pentirsi e raccontare tutto ai magistrati. Marco Pizzarri è stato ucciso con due colpi di pistola poco dopo le 10 a Piazza delle Medaglie d'Oro. Un giovane, il Cappando, ha gridato: "Così muoiono i traditori". Nel conflitto a fuoco avvenuto questa mattina a Milano, Carlo Buonantuono, la guardia che era al posto di guida, è rimasto ucciso sul colpo. La guardia Vincenzo Tumminelli è caduta ferita a morte accanto all'auto dopo aver scaricato tutti i proiettili della sua pistola di ordinanza. Un agguato studiato nei minimi particolari ed eseguito con inaudita ferocia. Così gli inquirenti hanno descritto l'attentato che stamane è costato la vita al capitano Straullu e all'agente di Roma. 50 i colpi sparati contro i poliziotti. Grave episodio dell'eversione a Roma. 4 terroristi di estrema destra hanno sparato contro una volante della polizia. 2 agenti sono rimasti feriti ed uno è in gravi condizioni. Sembra che il terzo componente, la pattuglia della volante, abbia risposto al fuoco ferendo l'estremista di destra Alessandro Alibrandi. Il terrorista è morto alle 17.20, poco dopo che il padre, il giudice Antonio Alibrandi, era arrivato all'ospedale. Francesca Mambro, 22 anni, una delle terroriste nere più ricercate, è in fin di vita all'ospedale romano di Santo Spirito. Aveva partecipato questa mattina a una rapina in una banca, durante la quale era rimasto ucciso anche un passante, un ragazzo di 17 anni. Francesca Mambro è stata abbandonata dai suoi complici all'interno di un aritmo proprio dietro l'ospedale di Santo Spirito. La ragazza, a 22 anni, è ferita alla schiena e la pallottola le ha trapassato anche il fegato. Le sue condizioni sono gravissime. È morto all'ospedale San Giovanni Giorgio Vale, il terrorista di destra ricercato per numerosi ordini di cattura da più di 2 anni. Vale era rimasto gravemente ferito questa mattina durante uno scontro a fuoco con la polizia. La morte di Vale chiude definitivamente il capitolo dei nuclei armati rivoluzionari e spalanca ai superstiti del gruppo la porta del carcere a vita. Gli uomini del potere, comunque alcuni uomini che ci governano da 30 anni, hanno prima gestito la strategia della tensione a carattere anticomunista. Poi, passata la preoccupazione dell'eversione del 68 e del pericolo comunista immediato, hanno gestito la strategia della tensione antifascista. Le stragi, quindi, sono state compiute sempre dalle stesse persone. Prima hanno fatto la strage di Piazza Fontana, accusando gli estremisti di sinistra. Poi hanno fatto le stragi di Brescia e Bologna, accusando i fascisti e cercando di rifarsi in fretta e furia una verginità antifascista di cui avevano bisogno per poter continuare a governare come se nulla fosse accaduto. Alle 10.25 del 2 agosto 1980, 23 kg di tritolo contenuti in 2 valigie esplodono nella sala d'aspetto della stazione di Bologna, provocando 85 morti e più di 200 feriti. È l'attentato più grave mai compiuto in Italia. E l'incubo che la strage sia orchestrata per creare le basi di un colpo di mano autoritario è di nuovo vivo. La sera del 5 agosto il primo ministro Francesco Cossiga, con alte cariche dello Stato e i vertici dei servizi segreti del SISMI e del SISDE, si riuniscono a Bologna. C'è da rispondere subito ad un'opinione pubblica disorientata e impaurita. Senza nessun elemento concreto, Cossiga non esita a dare per certa la strage fascista. Le profetiche parole di Pasolini sui meccanismi delle bombe che esplodono nel nostro paese rivestono di nuovo il sapore di una sconcertante verità. Pochi mesi dopo la strage, sul treno Taranto-Milano, viene ritrovata una valigetta piena di armi ed esplosivo dello stesso tipo di quello utilizzato a Bologna.
Insieme all'esplosivo ci sono anche dei biglietti aerei intestati a nominativi che spingono la magistratura sulle tracce di Valerio Fioravanti e dei NAR. Secondo un'informativa del SISMI, il ritrovamento della valigetta è la prova di un piano eversivo riconducibile all'estrema destra. Il grande depistaggio è iniziato. Massimo Sparti, un piccolo malavitoso legato agli ambienti della destra e arrestato grazie alle confessioni di Cristiano Fioravanti, diventa improvvisamente un testimone chiave per l'inchiesta. Sparti, infatti, dichiara di aver incontrato Valerio Fioravanti a Roma il 4 agosto, due giorni dopo la strage, in cerca di un documento falso per la Mambro che, a suo dire, aveva paura di essere stata riconosciuta alla stazione di Bologna. Quella mattina è venuto e una delle prime fasi che mi ha detto è stata: hai sentito che botto? Poi mi chiese subito i documenti, gli servivano i documenti per la Mambro. Diceva che loro stavano la mattina del 2 alla stazione di Bologna. Certo non mi ha detto ho messo la bomba, questo io non l'ho mai detto. La deposizione di Sparti si rivela piena di contraddizioni. Tre persone, tra cui la moglie stessa del pentito, smentiscono che Sparti fosse a Roma il 4 agosto, giorno del presunto incontro con Fioravanti. Non solo, Sparti sbaglia anche il nome del falsario a cui si sarebbe rivolto per fabbricare il documento falso alla Mambro. Ma viene creduto dagli inquirenti bolognesi, che ritengono di aver individuato la pista giusta a dispetto di un impianto accusatorio di evidente fragilità. Un anno dopo, Massimo Sparti viene scarcerato per un tumore al pancreas in fase terminale. Ma il pentito vivrà altri 20 anni e i referti della grave malattia scompariranno in un misterioso incendio. Nel 1984, due alti ufficiali del SISMI, Musumeci e Belmonte, vengono indagati prima e condannati poi per aver organizzato il depistaggio della valigia piena di esplosivo e documenti falsi sul treno Taranto-Milano. La storia del processo per la strage di Bologna è lunga e complessa. Dopo un iter processuale iniziato nell'87 e conclusosi in Cassazione nel 1995, Valerio Fioravanti e Francesca Mambro vengono condannati all'ergastolo anche per la strage di Bologna, insieme a Luigi Ciavardini, condannato a 30 anni. Tre soli colpevoli per il crimine più grave compiuto nel nostro paese. Un crimine, secondo la giustizia italiana, compiuto senza complici, mandanti, movente. Io ho un debito con una frase di Dostoevskij che poi è stata ripresa anche da altri. Ci siamo seduti dalla parte del torto perché tutte le altre sedie erano occupate. Dostoevskij lo dice quasi a giustificazione, era l'unico posto rimasto libero. Io l'ho fatto... L'ho fatto con un po' più di convinzione. L'ho detto più volte, io non sono mai stato fascista, però avevo obiettivamente una madre mussoliniana, avevo un fratello talmente ribelle che ha sposato la causa dei più dannati tra i ribelli, che era la causa fascista all'epoca. Io ho avuto una moglie temporalmente fascista in qualche modo e io li ho amati tutti in qualche modo. E ho amato il loro diritto a sopravvivere. No, non sono mai riuscito ad andare d'accordo sulle singole cose, sui singoli concetti, ma quando ho avuto netta l'impressione, io che mi occupavo d'altro, che facevo altro e che desideravo altro nella vita, quando ho avuto netta la percezione che volevano uccidermi per le loro idee, e che mio fratello aveva 15 anni, Francesca ne aveva 17-18 e mia madre anzi era ormai anziana, ho pensato che c'era qualcosa che avrei dovuto fare. La grande lezione, forse, che poi uno impara, è che il contrario di un errore non è la verità. Il contrario di un errore, spesso e volentieri, è un altro errore. Quindi io sono sicuro che le cose brutte che avevo visto all'epoca erano brutte davvero. Temo, sono quasi certo, di non essere quasi mai riuscito a dare la risposta giusta. Io ho fatto...
8 anni e qualcosa di isolamento. Come si sopravvive a 8 anni e mezzo di isolamento? Si sopravvive se tu la mattina hai qualcosa da fare. Se hai da difendere il tuo onore. E Bologna, nel momento in cui ci siamo convinti che parte di questo processo era assolutamente truccato, ci ha costretto a riflettere su quanto sono stati brutti i processi che noi abbiamo intentato nei confronti di altre persone, e ci ha costretto, noi che avevamo imboccato la via nichilista della protesta a sé stante e dell'autodistruzione, ci ha costretto a ricominciare a fare politica. Signor Presidente, sono molto lieto. Mr. President, I'm very glad to be here to give an official salute on behalf of the Italian government. President Ping, I read, says there cannot be justification of any kind to the decision of taking life, even when the laws are carefully respected, because this will not restitute the life that we have unjustly suppressed. Dopo aver scontato 26 anni di reclusione, di cui 5 in libertà vigilata, Valerio Fioravanti ha saldato il suo debito con la giustizia e lavora a Nessuno Tocchi Caino, un'associazione internazionale che si batte per l'abolizione della pena di morte. Nel 1985 ha sposato in carcere Francesca Mambro, che oggi è in libertà condizionale fino al 2013, quando anche la sua pena sarà estinta. I due ex terroristi lavorano per la stessa associazione e hanno una figlia. Un giorno una signora molto particolare, una signora molto, molto buona, nei cui confronti io e Francesca avevamo perpetrato un crimine orrendo. Lei avevamo tolto il marito e il padre dei suoi figli. Parlando del più e del meno, perché questa donna ha considerato la prosecuzione delle intenzioni del marito, il fatto che comunque vengono da parlarci. E quindi lei spontaneamente ci ha donato la sua amicizia. E parlando del più e del meno, in una villa romana, l'ho detto: certo, io ho paura per mia figlia, perché se penso al male che ho fatto, ho come questa idea che prima o poi la vita si vendica di quello che ho fatto. Non ho la percezione di aver saldato il debito con il male che ho fatto. Qualcosa potrebbe tornarmi contro, e a questo punto chiaramente non temo per me, non ho mai temuto per me. Mi rendo conto che cosa vuol dire avere qualcuno a cui teni. La vita mia l'ho messa in gioco tante volte, quella di Francesca era scontato che fosse in gioco, adesso c'era una vita innocente. E io spesso proprio questo mio timore assolutamente irrazionale che la vita potesse vendicarsi. E questa donna, che è molto religiosa, mi ha detto: ma Dio non fa queste cose.